La lista civica Ricominciamo Insieme, guidata da Luigi Tarantola, si ripresenta alle elezioni del 2022 con nuovi innesti come il consigliere Maiorana e una lista di affiancamento interamente composta da giovani. Tarantola, alla presentazione di Piazza Marconi, ha anche tracciato la linea sui quattro principali temi di Abbiategrasso: raddoppio ferroviario, Vigevano Malpensa, parco commerciale e pronto soccorso notturno. Le posizioni di Ricominciamo Insieme non sono così lontane da quelle di Alberto Vossati e si basano sul concetto di non dire no a priori, ma di non accettare nemmeno dei progetti su cui la città non possa dire la sua. La lista civica Ricominciamo Insieme si ripresenta ancora come lista civica lontana dai partiti, ma non lo dico con anche se uso una parola forte, con disprezzo, non è che i partiti non servono, però siamo convinti che una variegata componente di persone con diversi pensieri e diverse modalità di vedere i problemi possano davvero dare una svolta diversa a quelle che potrebbero essere le scelte dell'Abbiatense. Ritengo che i partiti calino le scelte dall'alto. Noi abbiamo bisogno invece di poter, in libertà, e in questo che dico lontano dai partiti, abbiamo bisogno, ripeto, di in libertà di poter fare quelle scelte che servono per la città di Abbiategrasso. La cosa che io ritengo fondamentale, che cercherò di portare e che ho cercato di portare nella mia esperienza in Consiglio Comunale, si concretizza in una parola: trasparenza. Trasparenza e vicinanza, secondo me, sono le cose essenziali che devono caratterizzare l'attività politica locale. Vorrei dare il mio contributo a questa città, una città che ha davvero un grandissimo potenziale, un grande potenziale da però sfruttare, che in questi anni ultimamente non è successo, non è accaduto. Sfruttare anche per noi giovani, noi ragazzi, per dare voce alle idee che abbiamo, che ce ne sono davvero tantissime, quindi provare a cambiare, a dare un segnale, un messaggio anche da parte nostra, che con l'aiuto sia di Luigi che tutto il resto della lista sappiamo avere l'appoggio.